Ok signori, seconda parte di Alan Wake 2. I'm still here, I'm still making fun, eccetera, eccetera. L'avevo presa sta pagina, non mi ricordo mica. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Ok, abbiamo le pagine del manoscritto. Dobbiamo scoprire dove è andato Nightingale. Oh Dio Maria. Ma non devo sistemare questa televisione. No, mi sa che non devo sistemare nulla. Ok. Ma esci dalla tua roba mentale. Prendi la torcia, ecco qua. Ah, vedi, quindi può pre... Ah, ottimo, può prendere medicinali. Ok. Must be locked from the other side. Chissà come mai. Diamo una rapida occhiatina qua attorno, vediamo se c'è qualcosa che ci può tornare utile. Anche se il nostro obiettivo è scoprire che fine abbia fatto Nightingale. Ha fatto una mezza strada, ha ammazzato un po' tutti, eh. Ma probabilmente non era l'unico, non lo so. Ma cazzo lo spieghiamo una roba del genere? I can't force it open. E puttana troia, come... che faccio? Come ce ne andiamo di qua? Zio, c'è un'idea? Aspetta, forse devo usare sta roba. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Ok, dove è andato Nightingale? A Troia. Ci ha attaccato. Un cadavere ci ha attaccato. Cauldron Lake, è un posseduto? The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Tutto ciò non ha senso. Ok. Oh! We heard gunshots, y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Oh, man. But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof, he's gone like magic. Magic's not real. Oddio, trovano la vita lì sotto a parlare, però. Ci non esiste. No, non le chiaro. Oh, qua sì. I need bolt cutters. No. Vedi, sicuramente riusciamo ad accedere a... a delle armi. Munizioni. Però vedete, faccio bene a dare un'occhiata in giro, perché mi sto facendo munizioni, comunque sia medicinali, eccetera, eccetera, che magari ci serviranno pure. Anche se non dovrei cazzeggiare, perché comunque sia, questa vi ricordo che è una prova a tempo, cioè un'ora e qualcosa ancora disponibile. Però allo stesso tempo me lo spuccio un pochettino, vedremo poi da farsi. Come la situa qua, sciocchi? My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Minchia. Aspetta, aspetta. Ma qua c'è le celle. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end with you.
Cosa ha combinato sto scemo? Boh. I want out! Something bad's going down! I can feel it! Let me out! Ah, qua non mi fa passare. Niente, io continuo a cazzeggiare. Lo so, raga, ma è più forte di me esplorare. Soprattutto se il gioco ti dà una certa libertà. It's not opening. È ovvio che ti viene voglia di esplorare, mannaggia. San Crispino. Che è questo? Vedi, questa è una nota. Madonna, rubano pure la carta igienica. Ok, we need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree, but it's our best lead. Tu che stai facendo? Guarda, guarda. Non ti vede nessuno dentro, madonna. E sono belli i giochi così, che c'è un dettaglio e che ti fanno comunque sia interagire. Anche con cose comunque sia... cioè random comunque sia, non inerenti diciamo alla trama, ecco, al gioco. È così, è bello vedere tutto. Viaggiare tra i vari luoghi, ah figo, quindi abbiamo libertà. Questa è la nostra auto. Ok, andiamo a Cauldron Lake. Questo stacco per una birra. Si torna a Cauldron Lake, sono sicuro che adesso c'è molta più azione. Come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold Case Casey. Murder Case Casey. Sorry. Haha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back, their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Madonna. Noi piacciono troppo sti paesaggi così. È spettacolo. C'ho sta sensazione. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult
refers to themselves as a cult. In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Oh, guarda che c'è lì. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna, sauna da vista. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Sarebbe troppo inopportuno se gli sparassi in testa. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can gnaw right through a garbage can. Thank you. I need to head out. Let's get to the murder site, Casey. Lo dicendo che secondo me cala la notte. Ci sarà una sezione più di azione. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Lui non usa la torcia per dire c'è un buio pesto. Cagato. Cioè, non pesto, però, capito? C'è buio, cazzo. Non è giorno, porca miseria. Our crime scene's drowning. Cagato. Never mind it, rain. Feels like home. No sign of Nightingale, but the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Could I? After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their
twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. Vediamo. Non so se dobbiamo guardare ancora attorno per le prove. Qua, non so. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case. On it. If anything comes up, I'll radio you. Ecco le orme. Ok, vanno da questa parte. Seguiamole. Ci scommetto quello che volete, che sarà un po' come nell'uno. Che tipo si impossessavano. Ecco qua. Questo soundtrack. Anche qua possiamo salire, ma è andato di qua lo stronzetto. The tracks lead into the water. Where did you go from here? Si è fatto un bagnetto. Ecco. Gesù! I can feel something. Sono cagato. A presence. Nightingale isn't far. Ok. Ma prendi anche questo. Le visioni così mi... carico il ferro. Dove sarà? Che è sta roba? Ah, della strega è questo? That were here before. They're headed into the tree, not out of it. Oh. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Okay. Vuoi c'è qualcuno, vabbè. Aspetta che forse devo sistemare sta roba. Arme dirette verso la foresta. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. Okay. I need to find the witch's hut. Witch's hut. Aspetta, ma devo fare dell'altro? C'ho altri indizi qua. Finding a KC movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Vedi, sta cosa non le ho piazzate mica. Ti porta a pranzi. Cioè, questa non è le robe. Ah! No, aspetta, questo è qua. Ok. E anche questo. Ok. Questi li avevo trovati prima. E poi... micidi precedenti...
È davvero appiccico questo. Ah, assassino. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Okay. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Scopo della setta. Ma ci avevo già sta roba, mica ne avevo messe, raga. Sono un pirla. Ok. Una firma. Questa è la vittima. Madonna, quanta roba. Qua. Madonna mia, raga, cioè, tutto questo non le avevo messe. Sono un casino. Doesn't make sense. No, infatti non ha senso, sono un idiota. Chi è coinvolto? No, aspetta. Aspetta. Sono maschere di cielo, aspetta. Questo non è un simbolo. Questo è un simbolo. Ok. Qui cosa c'è scritto? Trovo le prove. Che tipo di setta? Ah, ok. Questo. Ok. L'unica vittima. No, ho sbagliato. No. Ok. E questo dove lo ficco? Oh. Ok. Vabbè, era giusto per farlo, no? È già tutto fatto. Non ho avuto difficoltà, quindi. Ma che c'è? Mi segna ancora roba? Accendi le luci di Witch. Trovo un fusibile nella zona circostante. Madonna! No, Rolo. Fusibile dove lo trovo? Tutto allagato, che fusibile dovrei trovare qua in giro? Dobbiamo trovare di qua. This is the witch's hut. I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. We need to find one to turn on the lights. Sarà dentro la casa? The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Ho capito, ma non ce ne sono fusibile. Usibile nella zona circostante. Io controllo. Aspetta. Questa è Witch Sound, ho detto, no? Non è che magari è qua il fusibile. This fuse is busted. Ecco, vedi? Sono in questa zona sicuramente, anche se quello è furioso, ok. Ma quasi certamente di. Questa cosa l'abbiamo fatta. Abbiamo già controllato. Qua? This one looks good. Ale. Really stop littering, though. Certo che i fusilli. I fusibili così dentro le casse, l'aria aperta. Neanche una cassa chiusa. Riacceso tutto. Possiamo tornare indietro. Oppure no, aspetta, accennavo alla capanna. Il capanno acceso. Termos di caffè. Salvataggio rapido. What the fuck?
ottimo. Another page. Ah. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Quello del cartello. Ok. C'è un buco? C'è il buco del cartello. Scendi sta torcia perché mi sta venendo la paranoia. Allora, aspetta un secondo. Tabellone del caso. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Okay. Think, Saga. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Infatti dove è finito il cuore? Piuttosto creepy, non trovate l'atmosfera? Io l'avevo predetto. Sarebbe diventato molto creepy. Vabbè, era ovvio, stava calando. What? Qui c'è qualcosa? No. Ho sentito rumore. Sta roba? Non sta segnando qualche animale normale, cacciato in giro dopo il tramonto per prendere. Mi fa passare però qua, non riesco a togliere sta porta di merda. Non cerca di fare il giro. Vuol dire che lì possiamo stare al sicuro per un buon motivo, Contenuto importante in luogo mentale. Ma dove? Ma non è vero. Le pagine del manoscritto, ok. Ah, la profilazione. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place. And the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Which is ladle? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Il cuore dov'è? Nightingale's heart. Where is it? For a while, they played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Ah. Ossia. Ok. I need to check the general store for the heart. Ma sbaglio, lo stavo già controllando. Non è questo l'emporio. Casey,
I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some of the ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Sono entrato da qua volendo. Non ho visto, non siamo entrati qua. Non ho visto, ci fosse un'altra entrata. Queste qua sono rumori molto sospetti. Rumori molesti. Gesù. Cazzo di cervo. Porco Giuda. Pezzo di merda. Infatti ne uso uno. Aspetta. Ah, devo equipaggiare, ok. Come lo uso? No, ho sbagliato. Mi dà proprio poco di energia, eh. Mamma mia. Poteva andare peggio. In realtà non mi ho manco toccato. Il cuore! The text on the heart is clearer now. E che legible. Dice? L'altro lato lo speaker Londra si infranse con furore. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Ok. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Proprio senso, ha perfettamente senso, guarda. Ma che cazzo dici? Cioè, nella sua capoccia ha senso, eh? In espansione, qua c'ho inventato. Oh, beh, ma dai, ma. No! Merda. No, che palle, vi giuro, raga. È che c'ho il tempo. Che palle, vi giuro. È che c'ho il tempo. Che passa, perché altrimenti. Fare tutte le combinazioni possibili lo prenderei. Scusami, ma che dice? Controllare con Dea bendata alla cassa. Ok, allora la soluzione è vicina. Dea bendata alla cassa. Dea bendata alla cassa. Aspetta. Aspetta, faccio due foto al volo. Se no. Ok. Ok, proviamo. È come un 7 comunque, no? Vabbè, mi serve quello. No, non lo lascio lì, non me ne frega niente, guarda. Allora, fammi vedere. Proviamo 705. Oh! Oh! Bello! Not bad. Con carne e mozz. Può tornare utile. Assegniamo l'arma allo slot. Infatti questa la segno sopra. Poi la. Alla Resident Evil. Ok, allora abbiamo il cuore, no? Ma dove dobbiamo andare? Aspetta, mia pistola. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder, but it is exciting. Minchia, la figata, tutte così voi donne, guardate. Siete tutte così. Vi piacciono queste cose creepy, strane, omicidi, tutte ste robe, vi fanno impazzire, ecco perché vi guardate Elisa True Crime, mentre vi truccate. Siete pazze, pazze vi dico.
Allora, quindi voilà. Vado io il trekking oggi, Gesù. Mi sta andando male. Oh, porca puttana. Ma c'è un altro lì. Ma ha conciato per bene sto gran bastardo. Ma non mi hanno dato neanche robe. Chi stronzi occupano? Cioè prendono proiettili, eh. Non sembrava, ma serve un'arma. Oh, qua la devo filare. Cioè, mi serve un'arma contundente. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Vorrei dire che poteva dare dimissione, sinceramente. Ecco, il gioco mi avvisa. Casey. Casey. I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey. Figurati se prendo, me lo immaginavo. Fuck. Ma me lo immaginavo che non prendeva. Going in solo. Immaginavo, solitario sto cazzo. Ma mi sa che me ne sparo pure un'altra. A sto punto. Ma questo che è? Benda! Ma porca troia, sto però prendevo quello, ora lo lascio così. Logan? Logan! Where are you? È marcio tuo figlio! Logan's back in Virginia. You're imagining things. Ma il figlio non è morto, chiaramente, non riesco a capire, non sto più capendo un cazzo. E ora non ho capito se il figlio è morto o cosa. Perché la cameriera aveva detto che era morto. Cioè, sostanzialmente aveva fatto capire quello. Quindi, boh. Comunque, questo è l'ultimo let's play che farò col microfono che ho tuttora. Che ha molti problemi. Parecchi problemi. Ma sto tornando indietro, dico. Ne ho ordinato un altro. Quindi sentite la mia voce ancora più bella e cristallina. Oh cazzo. Vedi, i boschi sono talmente fighi che faccio fatica a capire dove andare, nel senso, da che parte vado, scusa. Come se torno indietro? O è chiuso? What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Infatti, boo. Altra pagina. Nightingale entra in love. Sì, infatti. Need to find Nightingale. What the hell? Quindi che faccio tornare indietro? Oh! Vedi, tornare indietro è sempre qualcosa di diverso, forse. Macchie di merda.
Se dovrò passare il carne mozzo a breve. Nightingale. He's here. Nightingale. Oddio, non è che abbiamo avuto molta fortuna la prima volta. Però stavolta lo ammazziamo con la torcia. Trapped him. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Muori, stanno appunto avvisando il pericolo. Anime. Nightingale's badge. Tutto mio, grazie. Non lo fa vedere questo. Quindi c'era, cioè vedi, è entrato in questa specie di roba anche lui, alternativa. Cioè nel senso questo. Strano flicker. Ci vedo io il clicker. Lo salti fuori. Tutti i click che vuoi ti faccio vedere. Come se fossimo una sorta di dimensione parallela. Stiamo arrivando. Il gioco si interrompe, lo so, si interromperà sul più bello. Merda. Oddio. Merda. Due sono. No, ho sbagliato! Dove è andato? Ma come ero di scappare? Dove devo andare? Eravamo io e il carne mozzo. Boh, ok, vado. Ah! Ma vanculo! Oh merdoso! Ok, forse un colpo al cuore appunto lo mette a riposo. C'ho 30 colpi per la pistola. Tengo questa. Aspetta. No, ho sbagliato. Faccio questo. Se no. Ok. Minchia! Oh, rotto coglioni! Le munizioni per sto infame frescico.
aspetta. Ok, è tutto molto bello. Lo sento alle mie spalle. What? Ecco. Mancato! Tua zia è in marcia. Sto manco, non so manco dove sta andando. Infatti non è la direzione giusta. Grazie. Ah! No! Ma che cazzo! Ricarica! Ah, bella culata! Oh, è andato? In danger. The darkness presence. Danger. Thanks. Got it. Hey. Di hey al cadavere. Are you okay? No! It's my fault! Oh, Alan! It got out with my face scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Tredici anni. Anderson, where did you go? All of a sudden, the radio stopped working, and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Per lui stava precedentemente inondato. How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. Gesù Cristo. It's okay. A bit of a hike to the car, Wake. Get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages.
If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Okay, allora. Ha detto che opzionale possiamo esplorare la zona precedentemente inondata. With the flooding gone, could be further clues out there. Infatti. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Anche se la vedo. No, vedi là, non possiamo andare. No. Che cazzo troviamo, possiamo trovare qui in zona? Devo stare attento perché le cose su cui puoi interagire non sono proprio, cioè, super visibili, ecco. Ti possono sfuggire. Ah, Gesù Cristo, che gioco proprio. Ah. È proprio rompere i coglioni sto avviso. Cioè, capisco quello da 30 minuti, da un'ora. Però non è ogni due secondi mi devi dire, ah, sta per scadere, eh. Per sbrigarmi a fare le cose. Adesso c'è qualcosa almeno di opzionale qua. È un cervo morto. Tutto mangiucchiato. Non è un indizio quanto pare. Ecco, vedi, io non capisco se tipo devo andare. C'era dall'altra parte un punto che potevamo salire, no? Non capisco se posso passare da lì o devo passare da lì. Oppure boh. Cioè, qual è la zona per... Non capisco qual è la zona opzionale e quella che non lo è. Forse comunque questa è l'opzionale. A creepy twig sculpture? Questa l'avevamo già vista prima, infatti. Forse è di qua, comunque. Rimane comunque opzionale qua. Oh, vedi. Una bella cassa. A locked box. Ma che cazzo! Is that the tree symbol on it? Ah. Aspetta. Ok. Niente di che. Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. Istinto, che è sta roba? Aspetta, non ho detto la nota però. The cult doesn't see their victims as people. Oh. Ottimo. Zona super bonus questo, ok. Vedi, qua non capisco. Vabbè, io vado, se trovo qualcosa bene. Se mi ritrovo a proseguire, intanto il gioco... Praticamente la prova è praticamente terminata, quindi non è che posso fare molto, non me la posso prendere con calma, ecco. Che è questo? La pagina? Sì, probabilmente un'altra pagina abbiamo ottenuto. Altri rifornimenti. Che non fanno mai male. Aspetta, di qua però torniamo indietro. Vediamo se riesco a fare a tempo. Voglio tornare un attimo. Dove eravamo prima? Non so se abbiamo verificato tutto bene, però. Aspetta. Ok, aspetta. Devo vedere una cosa. Ah, mannaggia. C'era dietro la... Dove potevamo salire praticamente? Voglio vedere lì un attimo. Se possiamo fare qualcosa. What? Dove ci fa arrampicare? Ma prima mi dava... Non sono pazzo, prima mi dava l'impressione che si potesse arrampicare. No! Sta male. Ho perso tempo venendo qua. Allora, partendo da qua. Non abbiamo tanto tempo in realtà. Ok. Ma c'è ancora il cuore? No! Oh merda! È la bestia quella lì, eh. Porca troia, ma scusa, era sotto la luce!
cazzo è? Porca troia! È andato! Fermati, stronzetto. Cogiù. C'è bisogno che... Questo mi frega. Ma vaffanculo, va. Ricarica, mica! Una lentezza sta deficiente nel ricaricare. Dov'è? Vieni, vieni, coglione, vieni! Dai, ma che cazzo! Even the animals are turning into monsters. Bello. Ma questo che è? Benda? Benda? Ah, non cambia niente, sempre benda. Dovrei metterlo nello slot, infatti. Che Giuda. Sto pezzo di merda. Witchfinder Station di qua. Pezzo di merda. Va vuoto. Chi le ha fatte queste... Stanno indicando. Chiave cassa torrente. Una cassa nel torrente. Cassa torrente. What? Chissà a cosa si riferisce. Non mi ricordo di nessuna cassa vista nel torrente. What the hell? Forse di qua? Non lo so. Ah sì! Torrent! Non riusciamo ad aprire in tempo. Poem? No, aspetta, prima di tutto ciò. Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. Quando filmato? Cos'è questo rumore? Cassa torrente, c'ho la chiave, ma... Aspetta che magari di qua c'è una luce. Intanto non abbiamo il tempo di risolverlo, è inutile che mi ci metto. Scimmiarmi sopra a risolverlo. Vedi che qua mi fa andare adesso. C'è anche quella roba di prima. Forse potevamo andarci. Qua sta per essere una luce. Manca sicuramente pochissimo e scade tutto questo. Sto per scadere, vi dico. Guarda, sì, tutto molto bello. Oh, c'è questo. Ecco. Ma come non va? Vabbè, cagare. Scusa, questa è la cassa del torrente. 5 minuti! Ah, ok. Ci rigodiamo proprio questi 5 minuti. Allora, di qua saliamo, no? Dove andiamo? Tanto... Prescinde che scadano mai, tanto puoi riprendere il salvataggio da qui. Se decidiamo di continuarlo, ragazzi, ma c'è bisogno di tanto supporto da parte vostra. Basta sedia in legno. Another one of those rhymes. Seriamente? Qui com'è la situa? C'è un PC qua. Madonna, ma c'è tutto un codice, è tutto. È tutto codici. La lavanderia, bello. Ok. Si riesce fuori.
Che è questo? Oddio. Vabbè, aspettate. Tanto ribadisco, riprenderemo da qua, quindi lo controllo con parsimonia. Vedo di sopra cosa c'è. Però non c'è nessuno, perché sennò è uno scontro a breve distanza questo. Ma dai, tutto documenti. Ok. City test. Ma che fine hanno fatto? È tutto documenti. Ah, vedi, stavano facendo ricerche qua. Manca lo specchio che ci possiamo guardare. Ok. Direi che possiamo andarci. Anzi, no, c'è questo. Vediamo, non si vede quasi quasi. Cioè, è proprio un puntino bianco piccolino. Quando puoi interagirci, non è che si veda proprio così bene. Cioè, guarda. Rest easy, buddy. Ma cos'è sta roba che devi toccare tutte le teste di cervo? Anche nella prima parte ha toccato la testa di cervo. Non lo so perché. Vabbè. Tanto alla fine non possiamo fare altro, raga. Let's play sostanzialmente termina qui, perché tanto manca proprio poco. Proprio poco, non sono sicuro. Di qua però usciamo dall'altro lato. Allora. No. No. Di qua. Sicuramente di qua si prosegue. A meno che non sia un vicolo cieco. Che la cassa non l'ho trovata mica. Jesus. Sto gioco lo continuo. Decisamente ho bisogno di delle tende, perché sto giocando con la finestra aperta, c'è il riflesso molto, molto fastidioso. Anche per questo vedo molto di meno di quanto dovrei vedere. Questi riflessi della minghia. Oh, guarda questa roba. Questa roba. No, sono venuto distinto. Sono abituato a Resident Evil 4, ragazzi. Non ci posso fare nulla. There's another lunchbox. Oh, ancora. Strano che non è chiuso a chiave questo. Insomma, ti pare normale che abbiamo bisogno di quei pezzi di roba per modificarci le armi? Cioè, ma fammi trovare i pezzi delle armi, no? Un po' meglio. Non mi piace sta zona. Se c'è un altro lupo. Claire, ma mi sa che stiamo tornando dove eravamo prima in realtà. Jesus. Sì, siamo. Oddio. Ah, raga. Eccoci qui. La prova di Alan Wake 2 è terminata. Se magari vi è piaciuto veramente, lo comprerò. Sono 59,99€. Vedremo, comunque lascio a voi la parola, ragazzi, ditemi voi e poi magari lo continuiamo. Ciao a tutti.